Ciao Deborah, oggi ti racconto il nome che fa parte della famiglia del discorso variabili. Il nome indica persona, animale o cosa e si differenzia per significato, forma o per struttura e struttura. Genere dei nomi per forma. Genere femminile, Giovanna, Matita, ipotesi. Genere comune, cantante, il cantante, la cantante. Genere maschile, Alessandro, libro, Brindisi. Genere promiscuo, serpente, balena. I nomi di genere promiscuo sono nomi di animali che hanno una sola forma, maschile o femminile. Nomi, invece, genere comune, nomi che sono riferiti a persone, ma possiedono una sola forma valida, sia per il maschile sia per il femminile. Il numero dei nomi. Il nome è di numero singolare quando si riferisce ad una unità, mentre è di numero plurale se riferisce a più di un'unità. I nomi variabili cambiano la desinenza passando dal singolare al plurale. L'atleta, gli atleti, monte, monti. I nomi variabili, invariabili, presentano la stessa forma per il singolare e plurale. Un caffè, quattro caffè, un bar, tre bar. Nomi per significato. Nome comune indica una persona, un animale o una cosa qualunque. Zio, cane, città. Nome proprio indica una particolare persona. Cosa o animale? Stefano, Zelda, Como. Nome concreto indica ciò che può essere percepito con almeno uno dei cinque sensi: tuono, profumo e fiore. Nome astratto indica un sentimento, un'emozione che può essere solo pensata, ma non con i cinque sensi: calma, amicizia, libertà. Nome collettivo indica un insieme di persone, animali o cosa, anche se il singolare squadra, gregge, sciame, pineta, costellazione. Nome per struttura. Primitivo non deriva da alcun nome. Esempio acqua. Derivato deriva dal nome primitivo. Esempio acquazzone. Alterato viene aggiunto al nome un suffisso, esempio ragazzino, ragazzone, ragazzuccio e ragazzaccio. Nome composto deriva dall'unione di due parole, esempio acquamarina, cassapanca e asciugamano. Ciao Deborah, un bacione grosso e un saluto.